tradizione vuole che a Reggio Calabria, la festa della Madonna, si mangi il panino con la salsiccia. Come lo prepariamo? Intanto innanzitutto siamo orgogliosi come azienda, siamo una nuova azienda, da un anno e mezzo siamo in questo settore, siamo tutti ragazzi e con tanti sacrifici abbiamo organizzato questo evento da noi tanto atteso e da tutti i nostri clienti, sempre con la consapevolezza di fornire la qualità a tutti che in questo tempo ci sta contraddistinguendo. Stiamo ovviamente per la festa della festa Madonna, abbiamo come le nostre tradizioni, abbiamo panini da due panifici che ci siamo fatti fare del pane veramente fenomenale, condito con salsiccia. E volevo innanzitutto ringraziare la nostra partnership, la Macelleria Malara, che è un'eccellenza nel settore della carne, quindi da noi un'etichetta fondamentale, poi conditi con peperonata, patate fritte e tante altre cose. A seguire ci sarà il concerto di Mimmo Cavallaro, tutto nel rispetto delle norme anti-Covid. Assolutissimamente sì, abbiamo cercato di allestire tantissimi tavoli in modo tale di non fare tanto assembramento, di non fare ballare la gente, però allo stesso tempo di regalare, che era questo il nostro sogno, di poter regalare ai nostri clienti Mimmo Cavallaro. Pubblico caloroso questa sera qui a Reggio Calabria per i festeggiamenti di Maria Santissima della Consolazione. Chiudiamo la stagione estiva con Reggio Calabria? No, non ancora abbiamo qualche altra data, se non erro il 21 a Vibo Valentia. Ecco, ritornare nella città metropolitana per Mimmo Cavallaro. È sempre un grande piacere, è sempre una grande emozione, Reggio Calabria ci accoglie sempre alla grande. Ecco, oggi la famiglia Malara ospita il grande cantautore. Sì, ringraziamo per questa ospitalità, per averci invitato, per averci dato una ulteriore opportunità a suonare a Reggio Calabria. Ecco, Mimmo Cavallaro porta la Calabria in tutto il mondo, ecco. Ma Mimmo Cavallaro porta la Calabria nel cuore, poi dove vado la porto, sì. Ecco, stasera la serata a chi la dedichiamo? Questa serata? A chi la dedichiamo? Ma sicuramente al pubblico che è venuto a trovarci in primis. Perché è tantissimo, ecco. Sì, sembra di sì, sembra che c'è tanta gente che ci aspetta, sì.